Che cosa fai quando trovi qualcuno seduto al tuo posto in treno o in aereo? Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Colgo questo spunto, questa provocazione dal bellissimo libro di cui ho già parlato, Come stelle portate dal vento, e lo lancio lì come spunto. Che cosa fate? E io quello che faccio è dirgli: mi scusi, forse è il mio posto. Oppure, se il treno è un po' libero, faccio emergere il mio lato amabile, dico vabbè, tanto mi metto da un'altra parte, poi se per caso vengono a mandarmi via glielo faccio notare che il mio posto era quello, tanto c'è il controllore, oramai sono tutti numerati, quindi mi arrangio così. La provocazione di Guido è molto più importante, perché dice, beh, comincia a chiacchierare con lui, parla, dialoga, racconta, ascolta, soprattutto ascolta, fatti raccontare la sua storia, dove va, perché ci va, cosa fa. Ma abbiamo veramente voglia di fare domande? Abbiamo veramente voglia di ascoltare? Abbiamo veramente voglia di parlare con gli altri? Una volta forse era più abitudinario, era più consueto, si faceva più spesso chiacchierare col vicino di posto in aeroplano, chiacchierare col vicino di posto in treno, o forse lo è ancora, ma non per me che sono un timido. O sono anche un milanese imbruttito che ha tutte altre cose da fare che mettersi a chiacchierare con qualcuno. Eppure, quante opportunità ci perdiamo. Abbiamo parlato di recente del book crossing, ma cosa c'è di più importante del people crossing, dell'incontrare persone invece che libri? Che cosa ci trattiene? La paura di essere antipatici, di essere scocciatori, di dar fastidio agli altri? La paura di essere respinti? La poca voglia di fare perché siamo così chiusi su di noi, interessati su di noi? Il fatto che questo è un atteggiamento che riteniamo da pettegoli? O che cosa? Perché non abbiamo più voglia di parlare con gli altri, anche nelle circostanze in cui sarebbe normale, consueto, lecito scambiare due parole? Non dico scambiarsi la vita, ma almeno scambiare due parole? E poi abbiamo il coraggio di parlare di amore, di solidarietà. Sì, solidarietà. Basta che non ci rompano le scatole. Che cosa ne dite? Buongiorno e buon caffè.